Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Viva Pinata. Ok, andiamo subitissimo nel nostro bellissimo giardinetto dove l'altra volta è successo veramente un casino tremendo, cioè sono successe un sacco di cose, dal partire che ok adesso faremo questo e questo, poi sono uscite casini e casini, i conigli sono venuti, poi è venuta anche una farfalla di Sims 2, ecco. E oggi vorrei fare la casetta dei coniglietti, a parte il peperoncino. Allora, vorrei un attimo rivedere, scusate. Allora, ok, requisiti. Amore, 1 su 3. Perché 1 su 3? Cioè, 1 su 2 più che altro. Vabbè, comunque dobbiamo appunto far mangiare una margherita o un granucolo a ognuno dei coniglietti per farli innamorare. Qua ci sta, siamo messo per questo, ma sì. Allora, intanto prendiamo questo, scaviamo un pochettino. Aspetta che pianta un pochettino. Via. Pianta, ma che cos'è? Il mais, che cos'è? Pianta e lascia. Non lo so. Adesso mangiamo. Ma questo invece. Ah, ok, devo mangiare un marshmallow. Vabbè, un marshmallow. Ok. E quindi intanto direi di chiamare il tizio. In modo che può, diciamo, ci fa la cassa sempre se abbiamo i soldini dei conigli. Non è che sei qui per chiedermi di lavorare. Costano tanto, quindi. Coniglio, coniglio. Ah no, ok, ce la facciamo. Ok, anche perché ci rimangono anche qualche soldino, quindi oddio. Un po' grande, devo dire. Che direi di metterlo un po' all'angolo. Aspetta. No, e ci sta. Ci sia. Sì, per me va benissimo così. Ok, ci rimangono un bel po' di soldini. Perfetto. Oh, dammelo. I semi sono i migliori amici di un giardiniere. E io sono il miglior amico dei semi. Ok. Vai, vediamo che ci dà. Che cosa c'è lì che si vede? Seme di margherita, ok, ce ne ha regalato uno, va bene. Allora, piantiamo insieme alle altre. Ok. Ok, quindi vediamo anche cosa succede. Qui sta bene, sì. Andiamo intanto, tipo... Ho dato un caldo e requisiti d'amore, oltre a quello non si sa, anche perché dobbiamo, diciamo, farmi vedere anche un'altra, è una cosa, diciamo, un po' complicata perché non si, cioè, non possiamo sapere quando e come potrà venire, diciamo. Vediamo un po', tutto tranquillo, oltre a lì che sta costruendo la casa. Ah, ok, quindi sono anche secondi. Ok, ce ne mancano 24 secondi, vediamo che fa. Qui. Guardiamo dentro, vai, vai, vai. Le cuore. Sì, sì, va bene. Ok, poi se... Oh, 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 chi vedo, chi vedo? Dai. Ok, tipo l'abbiamo chiamata. Bene, bene. Sono felice. Ah, ok, ha finito, quindi prendiamo la nostra vanga e scopriamo il capolavoro. Anche perché io non l'ho mai fatto, quindi appunto non posso saperlo. Vediamo. Oh oh. Bene, almeno hanno una casetta. Vediamo com'è dentro allora. Oh, allora stanno bene. Guardate quante carote, oddio no, bello. Ok, sono felice per loro. È stato un lavoro. Vabbè, non ci interessa. Bene. Ok, ah, si è svegliati, si sono svegliati.
Allora, selezioniamo e... Ah no, ok, no, non sono una... No, 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 niente. E quindi poi ci manca solo quello in modo da poter fare. Oh, ragazzi! Sì! Ok, beh, abbiamo anche un'altra farfallina che diciamo che è dei nostri, quindi bene, bene. Poi faremo mangiare anche un cardo a tutte e due in modo da scoprire poi che cosa ci serve per i requisiti d'amore. Quindi vediamo, andiamo nel villaggio e vediamo se questa signora vende appunto questi semi di cardo. Buongiorno, come stai oggi? Mi sembri in gran forma. Sei pronto a spendere un po' di soldi? Ah, ecco, oddio. Non è che mi sembra Arriva molto subito. invitante, devo essere Fidati sincera. di me, starà benissimo nel tuo giardino. Lo spero, signora, devo essere sincera. Ok. Sì, ok, va bene. Spero veramente che abbia fatto un affare. Perché no. Cavolo. Ma che è successo? Chi è entrato? Che è successo? Muori! Muori! Ok. Ok, qua le margherite ancora sono... Pezza, il pezza, andiamo un po'. Protagonista, Alice Preston. La Preston è venuta nel tuo giardino perché non riesce a resistere al profumino di Bunnycomb o Crackles. No, però. Chi è Flut? Sì, no! Oh, vai, sono divertendo. Ero a trovarmi in giardino. Infatti, oh. Sì, ce l'abbiamo a trovarmi. Ma ce l'abbiamo tre. E allora dai, facciamo, andiamo a comprare un'altra margherita. Almeno anche quella diventa Buongiorno, come stai stanziale. oggi? Vai, Mi vai, sembri in vai. gran forma. Sei Non mi pronto a importa spendere un niente, po' di signora. soldi? Ottima scelta. Vai, margherita, margherita. Ok, hai finito di fare compere. Basta però. No! Ah, che quindi adesso anche questo diventa stanziale. Ragazzi, stiamo veramente cominciando a diventare... Sì, ok, quella è diventata stanziale. È quello, quella. Ok, poi una, due e tre. 4, 5, ce ne abbiamo tantissime di questi, quindi adesso anche questa dovrebbe diventare stanziale. Chi si sta a mangiare? Chi si sta a mangiare? Basta! No, già! E questo? Eccola! Si sta diventando stanziale anche questa! Boom! Sì, raga! Vabbè, per diventare amore è un casino. Comunque, ragazzi, stiamo facendo progressi. Bene, quindi sia, diciamo, una volpe che un'altra farfalla e un Daffy, sono diventate stanziali. Poi questo tizio, non lo so perché non diventa stanziale, però intanto voglio che il coniglio. Eccolo.
Ah, ok, vabbè, sta entrando nella sua casa. Ok, allora vediamo. Vediamo dentro come sta tranquillo. Ah, ok, stanno usando tutte le carotine. Ok, vabbè, allora lasciamolo in pace. Ragazzi, ragazzi! Si erano intavolati, raga! Non so se avete visto la faccia! Anche questo! Come fa? Ah, devo mangiare un marshmallow. Scusate, non mi sono fissata con il marshmallow. No, che hai fatto? Anche questo! Devi mangiare un fiore di carote e mangia un fiore qualunque. Ora, per diventare amore, dobbiamo parlare di questo sì, un caso. Seleziona e dirigi. Cosa sta succedendo? Oddio! Cos'è? Dentro la zucca non si vede niente. Premio per una. Oddio, bellissima! Flutterscotch bianca. Oddio, bella raga. Ok, se quelli si vanno a mangiare un cardo mi fanno un piacere, guarda, voi non lo sapete. Anche se sta diventando veramente difficile con tutti questi animali, devo essere sincera. Però, sì, ma lo devi mangiare, signora. E che succede? Ho tutte queste cose volare, tipo, e non so, mi metto un po' d'ansia. Mangia questo cardo, mangialo. Perché tipo lo devo tagliare erbaccia? Ah. Taglia, taglia. Sì, abbiamo anche un'altra costanza. No! Mamma mia, che sta succedendo oggi, raga? Ok, intanto, qua invece tagliamo l'erbaccia. Ho un altro bagno. Questo è sempre un cardo, bene. Le facciamo mangiare almeno un cardo a quelli, a una di quelle, di una farfalla. Ma adesso se la mangia almeno, cioè riesce a mangiarla, perché vanno dentro la roba, non so. Ma si lo può mangiare? Non mi convince. Ma perché non ci va? Io non lo so. Sei tanto. Un po' buggata sta cosa. Oh, se l'ha mangiato, quindi adesso può, diciamo, essere innamorato, insomma. Ah, no, ok. Avevo una casa di Mordrop in giardino. Ah, ok, quindi abbiamo scoperto cosa manca per essere innamorati. Beh, allora, facciamo innamorare anche questa. Cioè, insomma, una parte. No, raga, questo è cattivo. Vedi, ha mangiato due worm e ha mangiato un cardo. Questo è cattivo, raga. Se voglio tutti i nostri film, poi come facciamo? Scusami, eh. Ok, se ne è andato. Ok, ragazzi, per oggi abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto veramente tante cose. È stata veramente un'altra puntata incredibile, come quella dell'altra volta. Veramente impressionante e difficile. Devo essere molto sincera, perché veramente un sacco di cose sono successe. Sì, cose molto belle, ma abbastanza imprevedibili. Insomma, veramente, devo essere sincera. Ah, due adesso! Ha mangiato un frutto. Allora dobbiamo far crescere tipo un melo. Bene, bene, bene. E l'altro non si sa, quindi dobbiamo far prima mangiare un frutto e poi scopriremo cos'altro serve. Comunque, poi vediamo. Allora, ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!